stamattina sono venuta in canile per portare questo meraviglioso cucciolone che da mesi girava per la terza in pessime condizioni di salute. Non si faceva mai trovare di mattina ed era necessario questo perché il canile è aperto solo di mattina e quindi non si poteva portare in un posto dove poterlo curare come si deve. Questo è un canile sanitario e lui avrà le cure di cui ha bisogno. Domani ci saranno i veterinari nella struttura e provvederanno. Oltretutto questo amore deve essere anche sterilizzato, perché se deve stare libero sul territorio non può essere intero, sennò si cacciano i guai. Io però lo guardo per la prima volta dal vivo, perché l'ho sempre visto in fotografia, gli è stato segnalato continuamente negli ultimi mesi, ma ora che lo vedo dal vivo mi rendo conto che è un amore, un patatone buonissimo. Vediamo i denti, se è giovane. Secondo me è un cucciolo, secondo me è un cucciolone, fatti vedere, stupendo. Sì, è giovanissimo, vedo, poi vedo meglio, con una mano posso fare ben poco. È dolcissimo, è stato sicuramente con le persone, poi l'hanno abbandonato probabilmente per non curarlo da una semplice rogna, perché è quello che ha sicuramente, nient'altro. Muore di prurito, si gratta tanto, ma adesso lo trattiamo con l'antiparassitario, passerà e lo vedrete presto in splendida forma. Allora faremo delle belle foto e ve lo proporremo ufficialmente in adozione, anche se vi posso dire potete farvi già avanti per lui. Allora, cos'è questo cane? Genere cane da caccia, però è proprio grosso, sembra tipo quei segugioni. Non è altissimo, amore, si danna grattandosi, ma passerà, passerà. Mettiamo subito la fialetta di antiparassitario, non gliel'hanno mai messa. Guardate, guardate, povero amore. Povero piccolo. E niente, vi dicevo, genere segugione, buonissimo come tutti i cani da caccia, ovviamente non è puro, sarebbe un cane da famiglia meraviglioso, meraviglioso. Cominciate a proporvi per lui, vediamo, oggi pensiamo a un bel nome. Amore dolce, aspetta che ti vado a prendere la fialetta di Frontline, non devi soffrire più di prurito tu, di niente, di niente. Guardate, guardate che amore, guardate, è un tesoro gettato per strada. Ah, i cani dovrebbero stare solo con le persone che li amano e li rispettano veramente, ma così non è, perché siccome sono irresistibili se ne innamorano anche le persone sbagliate ed è per questo che finiscono per strada e poi in canile. Lui comunque lo dobbiamo liberare dopo, e se non ce lo chiedete in adozione questo torna libero, perché in questi pochi metri quadri, cioè un metro e mezzo per due, quant'è? Non può stare, non può assolutamente stare un cane di queste dimensioni, di questa bontà, un cane abituato a essere libero, a girare per tutto il paese, a prendere coccole dappertutto. Guardate, è disperato, necessitava di cure, per questo l'abbiamo portato in canile. Amore mio, adesso vado a prenderti i prodottini, non ti preoccupare, non ti preoccupare, passerà tutto e se Dio vuole avrai una bella famiglia, speriamo. Ciao amore.